sta proseguendo quel lavoro di radicamento e di messa a terra di un partito che deve essere un partito presente in ogni territorio, capace di produrre bella e buona politica in sintonia con i bisogni e gli interessi dei cittadini. E quindi mi pare che qui in Emilia-Romagna ci siano le condizioni per costruire un grande strumento in mano ai cittadini per poter difendere i loro diritti, per poter avanzare le loro domande di cambiamento, soprattutto in una fase così difficile come quella che stiamo attraversando. Io credo che ci sia proprio bisogno di avere un partito capace di interpretare al meglio i bisogni di un territorio come il nostro. Ci stiamo attrezzando per poterlo fare. Sì, è un partito vivo, è un partito in grado di rappresentare un punto di riferimento importante. Io sono fiducioso sotto questo punto di vista. Anche se attraversiamo una fase complessa, se recuperiamo tutte le nostre energie, saremo nelle condizioni di fare un buon lavoro per il Paese. Dall'Emilia-Romagna può arrivare un contributo importante per dare forza e slancio ad un'idea alternativa a questo centrodestra che già adesso sta producendo dei guasti non indifferenti. L'Emilia-Romagna c'è, ci sarà e sarà nelle condizioni di dare un contributo importante.